Ciao a tutti ragazzi, continuiamo in questo video a vedere assieme una serie di esercizi che abbiamo cominciato ad impostare in un video precedente per la liberazione e la mobilitazione di tutto il tratto della spalla, del petto e delle scapole. Andiamo a fare un piccolissimo e brevissimo riscaldamento di tutto il tratto alto del busto, della zona cervicale e poi vedremo ancora qualche altro esercizio assieme. Per eseguire gli esercizi che vi propongo in questo video, dovreste procurarvi un bastone. Ok, allora da seduti, in piedi, come preferite, cominciamo con sciogliere tutto il tratto cervicale. Andiamo con l'orecchio verso la spalla destra, ritorniamo con la testa dritta, sguardo avanti a noi, e andiamo con l'orecchio verso la spalla sinistra. Andiamo ad alternare le due inclinazioni laterali della testa, sentendo di volta in volta l'allungamento massimo del tratto cervicale opposto al lato dove andiamo a toccare con l'orecchio la spalla. La spalla del tratto opposto a dove incliniamo la testa spinge in contrapposizione verso il pavimento, quindi non ce la portiamo dietro. Ancora uno. Riportiamo la testa dritta e cambiamo inclinazione, butto fuori l'aria, vento allo sterno, lungo il tratto dietro cervicale, inspiro, cerco solo di allungare le vertebre verso l'alto, butto fuori l'aria, spingo il mento allo sterno, inspiro, cerco di allungare tutto il tratto cervicale verso l'alto senza guardare verso su, ancora butto fuori l'aria, mento allo sterno, inspiro, vado a porre le mani sulla nuca, sul collo e continuo a fare lo stesso movimento, mani incrociate una sull'altra, inspiro, buttando fuori l'aria, vado a guardare giù, spingo il mento allo sterno, inspirando mi aiuto con le mani, i gomiti rimangono lì fermi, chiusi e cerco di spingere poco a poco la cervicale verso l'alto, butto fuori l'aria, rilasso, inspiro, con le mani mi aiuto, cerco di distendere il più possibile verso l'alto il tratto cervicale, butto fuori l'aria giù. Inspiro, mi allungo verso l'alto, butto fuori l'aria giù. Inspiro, mi allungo verso l'alto, ancora due, butto fuori l'aria giù. Inspiro, mi allungo verso l'alto, l'ultimo, butto fuori l'aria giù. Inspiro, mi allungo verso l'alto. Riporto la testa dritta, lascio le braccia libere e andiamo a ruotare invece la testa da un lato all'altro. Inspirando, cerchiamo di allineare mento, fronte, mento e spalla su una stessa linea e andiamo dal lato opposto. Mento, spalla e fronte allineati. Ancora cambio. Mantengo qualche secondo la posizione, ancora cambio. Mantengo qualche secondo la posizione, ancora cambio. Mantengo qualche secondo la posizione, ancora cambio. Ritorno con la testa dritta, passiamo alle spalle, lascio le braccia rilassate, non penso ai gomiti, cerco di disegnare con le spalle un cerchio completo, quindi dovrò passare davanti, su, dietro e giù. Quando inspiro, compio la prima metà del movimento, quindi inspirando, porto le spalle da davanti a su, buttando fuori l'aria, rilasso tutto, porto le spalle prima dietro e poi giù. Cerco di rilassare al massimo la muscolatura, non creo tensione sul collo. Lavoro concentrandomi, cercando di isolare solo il movimento della spalla. Inspiro, butto fuori l'aria. Quando porto inspirando le spalle in avanti, sento lungo, lungo, lungo tutta la parte delle scapole. Mentre quando butto fuori l'aria, devo sentire le scapole vicine e la parte pettorale lunga. Ancora in e esp, compio il movimento lentamente e più ampio possibile. Esp, ancora. Cerco, se possibile, di mantenere la testa dritta. Inspiro se voglio, per concentrarmi solo sulle spalle, chiudo gli occhi, inspiro, butto fuori l'aria, passo bene davanti, su, dietro e giù, ancora due, in, e espo l'ultimo, in, e espo, invertito il senso di rotazione, in, e espo,
Ancora in e est, da questo lato facciamone soltanto 4. E est l'ultimo, in e est. Molto bene, da questa piccola routine di scaldamento dobbiamo sentire bene libero tutto il tratto cervicale e il tratto delle spalle. Possiamo adesso considerarci pronti per vedere gli esercizi che voglio proporvi in questo video. Continuiamo ancora a lavorare sul concetto di scioglimento, di mobilitazione del tratto appunto del pettorale, della spalla, delle scapole. Nel prossimo video, nella prossima lezione, invece vi darò una serie di input e di esercizi per il potenziamento di tutta questa fascia. Allora, andiamo a prendere il nostro bastone. Da qua cerchiamo di afferrarlo ai margini esterni. Le braccia in partenza sono davanti al tese e mantengono il bastone davanti allo sterno. Inspirando, le spalle rimangono basse, le braccia rimangono distese. Arrivo con il bastone sopra la testa, buttando fuori l'aria. Spingo leggermente più della linea del busto le braccia dietro e piego, portando il bastone dietro le scapole. Inspirando, riporto su e riporto davanti a me. Mi ruoto di profilo in modo tale che potete vedere meglio il movimento. La schiena non viene inarcata. Da qua manteniamo sempre l'addome chiuso. Inspiro, vado poco poco oltre, piego e porto il bastone dietro le scapole. Inspiro, cercando di andarle a stendere dietro la testa, le braccia, se ci riesco ovviamente, e riporto. Inspiro, disegno tutto il semicerchio possibile che riesco a fare con le braccia tese, piego, in e es, continuo, in, es, in, es, continuo, in, es, continuo, io mi ruoto e continuo a fare lo stesso esercizio, così lo vedete da più visuali, in, da più prospettive, est e in, est ancora, in, est, non mi fermo, in, controllo del busto, in, est, in, e est, ancora due, in, est, in, est, l'ultimo, in, est, in, est. Andiamo con l'esercizio successivo. Ispirando, portiamo di nuovo le braccia su, buttando fuori l'aria. Riportiamo bene il bastone dietro le scapole e andiamo a lavorare un braccio per volta. Il braccio sinistro rimane fisso, il braccio destro distende lasciando la spalla bassa e cerca di portare il bastone davanti e vado dietro e avanti e vado dietro. Lavoro una spalla per volta e vado dietro. Ancora avanti e dietro. Disegno bello semicerchio al mio profilo, come se ci fosse qui una parete e io dovessi disegnare con la punta del bastone un semicerchio, con l'altra mano tengo l'altra punta del compasso. Ancora e vado, continuo e vado, continuo e vado, ancora e cambio lato, mi posiziono e lavoro la spalla sinistra. Disegno bene un semicerchio. In, esp, cerco di non inarcare la schiena, in, esp, in, esp, ancora, in, esp, in, esp, ancora, in, esp, non mi fermo, in, esp, gli ultimi due, in, gli ultimi due, esp, l'ultimo, in, esp, sciolgo secondo la posizione, andiamo a liberare un attimino le spalle e passiamo al terzo esercizio.
Nel terzo esercizio, quello che dovremo fare sarà disegnare un movimento circolare con le braccia. Ok, a seconda del tipo di bastone che avete, potrete tenere il bastone o ai margini esterni. Nel caso in cui fosse troppo lungo, perché cioè, magari la lunghezza è un'altra, continuate a mantenere con i pugni il bastone. Diciamo che questa è un'impugnatura che un pochettino vi porterà a falsare il movimento. In questo momento preferirei che aveste tutti quanti un bastone da poter puntare al centro del palmo della mano. Da qui cerchiamo di disegnare un bel grande cerchio sopra di noi, portando al massimo dietro le braccia, di lato, avanti, di lato, dietro, di lato, avanti, verso destra, dietro, verso sinistra, avanti, inspiro, butto fuori l'aria. Inspiro, butto fuori l'aria. Inspiro, butto fuori l'aria, ancora uno. Inspiro, inverto il senso di rotazione in e esp. Ancora in e esp. Ancora in e esp. Ancora in e esp. Gli ultimi due. In e esp l'ultimo, in e esp, rilasso, poggio giù il bastone, sciolgo un attimo ancora le spalle e passiamo ad un altro esercizio che per farlo avrete bisogno di una superficie verticale su cui potervi poggiare e avere la possibilità di allargare le braccia fino al gomito. Ok. Se volete vi portate dietro il materassino, vi potete sedere anche ad una sedia, poggiati completamente ad una parete, come state più comodi, è indifferente. Riposate che state dal bacino fino alle spalle con la schiena tutta a contatto con la parete. Dunque, la posizione quale sarà? Sarà importante allineare il gomito con la spalla, quindi non potrò stare con le braccia più basse rispetto alla linea delle spalle o con le braccia più alte rispetto alla linea delle spalle. Ah, errato. Gomiti e spalle vanno allineati. Altro allineamento, non posso avere i polsi allineati con nulla oppure con la spalla, ma il mio polso, tuc, dovrà essere in linea con il gomito. Ecco, l'angolo del braccio sarà di 90 gradi. Ok, quindi da qui sarà difficile per voi controllare quest'angolo, ma cercate di concentrarvi e di vedere sempre il vostro polso allineato con il gomito. Chiudiamo i pugni. Adesso, da questa posizione, cerchiamo sempre di mantenere le spalle basse ben aperte, la nuca, a seconda della conformazione della vostra colonna e del vostro tratto delle scapole e delle spalle, toccherà o no la parete. Nel caso in cui non, in maniera naturale non toccate la parete, non forzate la posizione, altrimenti vi andate ad accorciare il tratto cervicale. E invece no, dobbiamo soltanto mantenere l'allineamento con la colonna. Pugni chiusi. Altra cosa importante, adesso che andremo a fare l'esercizio non è imparare ad accelerare su una moto, ma il polso non compirà nessun movimento. L'unica cosa che si muoverà sarà il perno del motore, sarà dentro la nostra spalla. Che cosa voglio dire? L'esercizio sarà questo. Andiamo a ruotare partendo dalla spalla, l'avambraccio fino a toccare la parete. E lo andiamo a ripiegare in basso fin dove riusciamo, magari non arriviamo a toccare la parete. Da questa posizione vi verrà naturale andare col polso ben in su per andare a toccare con le nocche la parete, col polso ben in giù per andare a toccare la parete. Questo è un falso movimento. Se fate questa cosa, quindi ve lo faccio un attimo di profilo, cioè se fate questo, state facendo un falso movimento, non state seguendo l'esercizio. Invece voi non dovete pensare per nulla alla mano,
dovete pensare che il movimento di rotazione parte dalla spalla, dall'articolazione della spalla stiamo lavorando. Quindi, detto ciò, appoggiati alla parete, seduti alla sedia con tutta la colonna appoggiata alla parete, come state più comodi, inspirando, colonna tutta allineata, compreso il tratto della testa, inspirando, ruotiamo e cerchiamo di voler arrivare con le mani alla parete, ma se non ci arriviamo non spezziamo i gomiti, non forziamo la posizione, spingo le spalle verso il basso e ruoto nel verso opposto, inspiro, ruoto su. Butto fuori l'aria. Ancora inspiro, ruoto su, butto fuori l'aria. Spalle basse, ancora resisto, inspiro, ruoto su, butto fuori l'aria. Ancora inspiro, ruoto su, butto fuori l'aria. Gli ultimi due resistete, inspiro. È faticoso per le spalle questo esercizio, eh? Controllo sempre l'angolo di 90 gradi delle braccia, gli allineamenti vai, butto fuori via. E rilasso, molto bene. Adesso andiamo a fare un ultimissimo esercizio, sdraiati al materassino, sempre per allungare la muscolatura di questo tratto del nostro corpo. Andiamo a vedere cos'altro possiamo fare. Allora, l'esercizio è praticamente la trasposizione a terra del classico esercizio di stretching del braccio che facciamo tirandoci da un lato e dall'altro un braccio teso con l'ausilio dell'altro piegato che spinge. Quindi pensate al meccanismo pensate che il vostro braccio dovrà stare teso e come un libro si dovrà chiudere verso l'altra spalla, teso, 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 sia da un lato che dall'altro. Quindi l'obiettivo è che la spalla andrà a toccare il braccio teso, l'allineamento che vogliamo è del braccio con le spalle. Questo è importante perché adesso vi confondete quando andate giù. Quindi, sdraiandoci a terra, il nostro braccio dovrà andare esattamente perpendicolare alla linea del nostro corpo, non dovrà andare su, non dovrà andare giù, non si dovrà piegare, non dovrà fare niente di strano. Quindi da questa posizione andremo a fare questo. L'altro braccio momentaneamente lasciamolo qui vicino all'altra spalla, non ci infiliamo il braccio dentro, lasciamolo solo là. Cerchiamo di stendere il braccio sinistro in questo caso senza ruotare la spalla. Ok, la spalla rimane dritta dopo che ve lo faccio di fronte alla camera. Cerco da questa posizione con il busto parallelo al mio materassino a rilassare il corpo e a cercare di strecciare tutta la parte esterna della spalla. E ritorno. Ancora rilasso. E ritorno. Dall'altro lato ve lo faccio fronte la camera, rilasso e ritorno all'ultimo, rilasso e ritorno. Cambiamo lato, il braccio è tesissimo, la spalla quindi abbiamo detto non ruota qui perché altrimenti è un altro esercizio. Noi adesso vogliamo allungare tutto questo tratto del braccio, della spalla, quindi le spalle rimangono parallele al pavimento, il braccio è teso e cerco di rilassare completamente il corpo, volendo quasi arrivare a spingere con la spalla opposta verso il braccio e rilasso ancora e rilasso ancora. E rilasso. Ok, ci tiriamo su. Ebbene, queste erano delle piccole chicche, dei piccoli consigli sempre per la lavorazione dell'apertura delle nostre spalle e per lo scioglimento e la mobilitazione di tutta la parte della clavicola, della spalla, del pettorale, delle scapole.
che abbiamo già cominciato ad introdurre nella lezione precedente. Nella lezione successiva vedremo invece una serie di esercizi che ci aiuteranno al potenziamento di questa muscolatura, perché ricordatevi sempre che in un lavoro di correzione posturale, diciamo così, dobbiamo sempre alternare dei momenti di rilassamento e scioglimento della muscolatura che ha memorizzato una postura sbagliata, per poterla poi rinforzare nella nuova posizione, nel nuovo allineamento corretto. Ok, quindi ricordatevi sempre che deve esserci sempre questo connubio tra allungamento e rilassamento muscolare, nuova correzione posturale e potenziamento muscolare nella nuova posizione. Solo così a lungo andare potrete vedere i primi risultati, qualche miglioramento. Ok, io spero che vi sia stato d'aiuto questo video e questi sono esercizi che potete fare sia nel caso in cui vi allenate appunto in maniera regolare e in maniera tosta, e sia nel caso in cui non facciate assolutamente nessun tipo di allenamento fisico. Sono esercizi che giovano tutti. Ci vediamo nel prossimo video appunto con una serie di esercizi per il potenziamento e vi ricordo sempre di seguire la nostra pagina YouTube perché è lì che carichiamo tutti i video e seguiteci anche su Instagram e Facebook, Anytime Fitness Valente. Un bacio a tutti!